Buttacelo. Ma non si sbagli. Non capisce. Se stai in 4. Se stai in 4. Praticamente ci siamo rimasti insieme fino a prima di partire dall'Inghilterra. Sì. Quando è tornata e mi ha mollato. Cioè, lei è tornata dalla sua vacanza e mi ha mollato. E tipo mi ha detto una balla assurda che tipo non era sicura, eccetera, eccetera. Dopo un mese che stavamo insieme. Ma che era con l'altro? No, perché praticamente quando è stata via ho scoperto più avanti che si è fatta due, cioè mi ha fatto le corna due volte. Cioè vecchio assurdo. Ma almeno ti poteva mollare prima di andare esatto, in vacanza. Esatto, esatto, cioè assurdo. Vabbè, quindi ci sono rimasto un po' di merda, ho imparato la lezione e in Inghilterra mi sono trovato un altro. Ma però lei non lo sapeva. Cosa? Cioè lei ancora non lo sapeva. No, non lo sapevo, lo sapevo. Che sarà. Perché mi ha mollato il giorno stesso della partenza. Ah, cioè sono andato a salutarla e lei mi ha mollato. Esatto, cioè proprio cagna. E quindi? Ah, vabbè. E quindi in Inghilterra ho conosciuto un'altra ragazza che è di Trechiana, Belluno. Sì? E non ci stiamo ancora insieme, però domani la vedo. Non ci stiamo ancora insieme? Non stiamo insieme. Ah, ma domani la vedo, viene a casa. Sì, ma perché non la richiamo? Adesso ti spiego, cioè è strano la storia. Praticamente vivendo distante, lei non era sicura che riuscissimo a garantire. Ah, perché non viene alla sua scuola? No, è di Trechiana a Belluno. Ah, è Belluno. Minchia. Sì. Vabbè, pensate. Sì, sì, ma comunque ma va tutto da Dio, quindi non so però. Menene. Venga qua, venga qua.